Non saranno stati bravi al punto da meritarsi un regalo e così, passate le feste, avranno deciso che, a dispetto del diniego di Babbo Natale, il regalo se lo sarebbero fatti da sé. I rapinatori, che questa mattina hanno prelevato Rolex preziosi dalla gioielleria Officine Complicato in piazza Salotto a Pescara. Una rapina a mano armata, stando alle prime ricostruzioni, messa a segno intorno alle 11 in pieno giorno e in pieno centro, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, considerata l'affluenza di gente al passeggio, bambini compresi, in virtù delle festività natalizie. Secondo le prime ricostruzioni di quanto accaduto, due uomini e una donna, senza casco, col viso coperto da sciarpe colorate, sarebbero giunti nei pressi della gioielleria a bordo di due moto, che poi sono state date alle fiamme nel parcheggio di Via Foscolo. La donna si sarebbe prima fatta aprire la porta del negozio, permettendo ai complici di entrare e facendosi consegnare orologi e gioielli, minacciando i dipendenti con un'arma, forse un fucile. Poi la fuga a bordo delle moto, zigzagando tra la folla di Piazza Salotto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i poliziotti e carabinieri, con la scientifica alla ricerca di indizi utili alla risoluzione del caso. Ancora da valutare l'entità del bottino, mentre lo sconcerto della gente che ha assistito al fatto è stato da subito tangibile. Io ho sentito il rumore dei vetri frantumati, mi sono affacciato, ho detto che cosa sta succedendo. In quel momento vedo una moto che corre davanti a me e va via, e lì per terra un orologio, un contenitore con sopra un orologio. La gente sgomenta, non si rende conto di come possa accadere una situazione così importante, ma così che ha lasciato stravolti un po' tutti, perché il giorno in cui avviene di giorno, avviene in un momento in cui c'è movimento. Lei ha una gioielleria dall'altra parte di Piazza Salotto. Tra colleghi chiaramente in questi momenti ci si unisce, però veramente in un posto pieno centro dove ci sono, se voi potete anche inquadrare, pieno di bambini, dico veramente è sconvolgente. Io sono veramente sconvolta per quello che è successo. In poco tempo sono successe veramente troppe cose e queste troppe cose fanno sì che Pescara non sia più un'isola felice. Mi ha parlato anche di un fucile. Chi è entrato dentro la gioielleria ha tirato fuori un fucile, hanno detto, da sotto al giubbotto. Sapete se hanno esploso effettivamente dei colpi di fucile? Sinceramente non so. No, ho sentito il rumore del vetro che si frantumava, colpi di fucile, no, non,